Buonasera a tutti. Oggi parliamo del libro Gente a Mondello, scritto da Vincenzo Ippolito, che è qui presente in studio con me. Lui è un medico, fa l'odontoiatra, è nato però a Palermo a Mondello, precisamente dove? In Via delle Sirene, diceva mio fratello. No, io abitavo in Via del Glice. Via del Glice era l'ultima Sì, traversa di Viale Via Re Galatea. Galatea, conosciamo benissimo anche per gli allagamenti che adesso, come allora, si verificano sempre, o allora come adesso. In studio con me c'è anche Marzia Pesce, che è un'ex giocatrice di basket famosissima, abitante di Mondello, amica di Vincenzo Ippolito, che vuole anche lei testimoniare quella che è stata la Mondello di un tempo e quella che è la Mondello di oggi. Un libro chiaramente che mi trova preparato, anche se non l'ho letto per intero, perché parla chiaramente di argomenti che io conosco e quindi accolgo molto favorevolmente questa iniziativa di Vincenzo. Quindi devo Grazie. ringraziare anche come partannese mondellano, perché è una testimonianza dell'affetto che tu hai per questa zona che, secondo me, senza togliere niente a nessuno, è una delle zone più belle di Palermo, della Sicilia, del mondo. Però purtroppo viene poco apprezzato, si è dato corso ad una speculazione edilizia incredibile, ci sono stati anche dei pronunciamenti da parte della magistratura. Noi non vogliamo colpevolizzare nessuno, però diciamo che Mondello merita più attenzione. Moltissima attenzione. E tu hai voluto rendere omaggio, devo dire che sei stato coraggioso perché noi non l'abbiamo nemmeno mai pensato, che parlare di Mondello non è semplice, proprio per tutto quello che è per il mondo che rappresenta, per i personaggi che ci hanno vissuto e ci vivono, a cominciare dai famosi Playboy che c'erano a Mondello, i grandi tuffatori, perché il Playboy doveva sapersi tuffare per attirare i turisti, per poi andare alle persone, quelle più rappresentative. Ne cito una per tutte, Ignazio Arcoleo, Certo. che è stato il vanto, ed è il vanto di quella Mondello semplice, perché vedi Ignazio, se uno si conosce Ignazio, si comprende quello che è l'animo di Mondello, una Una persona persona veramente adorabile. adorabile. E allora, Adorabile. Vincenzo, non ti vorrei rubare No, la io scena, ma ringrazio no, innanzitutto moltissimo di più tardi del tuo, avermi dato chiaramente. questo spazio che mi permette di pronunciarmi su questa parte meravigliosa di Palermo. Io devo dire che innanzitutto non sono uno scrittore, non mi reputo uno scrittore, sono un medico e quello intendo fare. Infatti nel mio libro ho scritto che non ci sarà un secondo libro. Io in realtà ho scritto altri libri professionali, però questo è l'unico libro di carattere saggistico, memorialistico. Praticamente il libro evolve in 25 anni di storia. Io ho sempre vissuto tutte le mie estati a Mondello, anche dopo che sono andato via da Palermo, perché continuo ad avere casa. E l'ho valutata negli anni, riuscendo a continuare un Posso sogno. dire che lei ha apprezzato più, essendo vivendo lontano da Assolutamente sì. Mondello, ma era la Sì. Perché nostalgia che ti ha spinto a scrivere di noi Mondello. palermitani, ma io penso Non ci noi apprezziamo, non ci siciliani, apprezziamo non ci noi stessi, apprezziamo ma qui, ma non apprezziamo nemmeno quando poi ci mancano da morire, dovremmo. Infatti io vado contentissimo, sono contentissimo del fatto di aver realizzato i sogni della mia vita, sempre con la paura che si potessero tramutare in incubi, quindi con estrema attenzione Però delle possibilità. perché lasci però Mondello? Io lascio Mondello perché quando mi sono laureato ho voluto l'immediatezza di una realizzazione professionale senza nessun genere di compromesso. E Quindi è una quindi scelta sono di andato vita. via immediatamente dopo la laurea nel 1984 e mi sono trasferito a Montecatini Terme perché lì bastò una telefonata al reparto di chirurgia maxillofacciale dell'Università di Firenze e mi accolsero a braccia aperte e così. No, Senza raccomandazione, niente, non senza esisteva, ma non mi interessava telefonata. neanche. Questo fu il motivo Quindi principale una per cui poi differenza andai già, via. diciamo, purtroppo questa terra, una differenza già l'ha Questa terra evidenziata. è una delle più belle del mondo, con delle potenzialità straordinarie, e con noi che sonnecchiamo sopportando una vita ignobile, perché uno dei sogni che non riuscirò mai a realizzare è quello di vedere la mia terra libera, questo mi Quelli con piacerebbe Montecatini, con Mondello, in che cosa si differenziano? Dico che a me. Montecatini è Vogliamo bella la terra. parlare del traffico? No, dico in generale, io
Tacatini è una città termale. No, perché voglio misurare la tua nostalgia. Da ridere, ne soffro maledettamente. Tutto non c'è il mare. Quindi devo fare delle domande che era evidente. Innanzitutto non c'è il mare, so, che mi manca tantissimo. Ma io sono stato fortunato. Era, ecco, il mare. È il mare che attira, che fa rimanere legati a Mondello o qualcos'altro? Certo, Mondello senza il mare non sarebbe Mondello. Senti, guarda, io devo dirti che sono rimasto colpito sempre ovviamente dall'ambiente naturale, che è veramente molto valido, stupendo. Perché c'è tutto, c'è la montagna, la pianura, il mare. Ma la prima volta che me ne accorsi fu casualmente, leggendo un articolo, vi ricordate del grande campione di atletica Salvatore Antibo? Certo. Che fece le Olimpiadi e disse, io ho visto dei posti bellissimi, invece che fece Los Angeles 84. Sì, sì. Ha vinto. Esatto, e disse, però io devo dire la verità, tra Malibu e Mondello preferisco Mondello, mi piacque da morire questa cosa. Non lo dice solo lui, lo dicono. Facciamo parlare pure lei. No, io so che lo dicono anche tantissimi però ragazzi. Però non abiti più a Mondello. A Sferracavallo, basta che non abitare in città. Moltissimi ragazzi quando vengono a fare le gare di surf all'Albaria, cioè gente che viene dalle Hawaii, dall'Australia, resta incantata, specialmente quando quel tratto viene chiuso e diventa... Che poi che ci vuole a chiudere? Non l'ho mai capito. È un'altra cosa che non mi riesco a spiegare. No, vabbè, ma il tratto davanti all'Albaria è chiuso. Sì, io ieri sono andata al mare, lì era pieno di macchine. Non capisco perché non si riesce a... Quindi, ma sapete che cosa parlo? Comunque volevo dire una cosa a proposito del uno va via. Io abito a Palermo, bazzico a Mondello, anche se abito a Sferracavallo, ho mantenuto banca, medico e tutte le mie attività a Mondello. Io invece continuo a apprezzarla ogni giorno che vado in spiaggia e resto allibita. Ieri, sempre più bella. Sì, no, e ogni volta... Infatti, i miei amici dicono, ma tu dici sempre le stesse cose, metti sempre le stesse fotografie su Facebook, ma perché a me ogni volta mi sembra nuova, diversa, cioè quella spiaggia non ce l'ha nessuno, ragazzi, forse poi, San Vito, ecco. Apparentemente è sempre la stessa, perché dalle fotografie pure di mio fratello si nota, ma le sfumature giornaliere come sono... È sempre particolare. Cioè, volendo, ieri per esempio non c'era un sole che spaccava le pietre, c'era un po'. Eppure quei sassolini rosa si vedevano. I colori del mare, i colori del cielo poi si combinano con io i colori. Io sono malata di Mondello. Naturalmente affascinata da Mondello come tutti. Però dico, tu c'è una particolarità, perché mentre noi abitavamo nel centro di Partan, tu abitavi in una zona di mezzo, in via Glicine, che noi abbiamo considerato una zona neutra. Campo neutro. Sì, sì. Tra il mare e... È una zona neutra, anche perché era lontano dalla confusione della spiaggia di Mondello, e pure lontano da quella tranquillità apparente sia di Partan che del centro Mondello, mi riferisco però al centro abitato, come anche Valdesi addirittura era ancora più isolato. Tu che cosa cogli di tutto questo? Ma senti, il fatto di stare a metà tra il mare e la parte agricola, perché Partan Mondello nasce come borgo agricolo, mi ha portato ad una situazione di particolare comodità, perché io potevo andare a mare in bicicletta o a piedi e farmi la passeggiata. Oppure vivere una parte di vita di borgata con persone gentili, serene, sempre le stesse, stanziali, residenziali. Perché io distingo la popolazione di Mondello nel mio libro in residenziali, villeggianti e il Roosevelt. Non parliamo del Roosevelt. Senti, ma ti faccio questa domanda non cattivella. Prego. Perché chi abitava generalmente il via del Glicine era, insomma, abbastanza agiato, era una zona più... agiata, si notavano, allora tu notavi questa differenza, diciamo, di ceto sociale nella, sia Partan, Mondello? Allora, la differenza di ceto sociale... Perché c'è la parte, diciamo, più ricca di Mondello. È una domanda molto bella, devo dirti, perché mi coglie favorevolissima alla risposta attenta, perché io sono molto attento alla gente. A me non importa il ceto sociale della gente, ma mi interessa la gente, la persona, l'individuo. Devo dire che il ceto sociale lo si può notare, ma
la parte essenziale è l'approccio e la vita in mezzo alla gente. In quel ceto sociale non ha alcun genere di significato, il benessere economico non ha importanza, ci si adegua, ci si intreccia, quindi, ognuno con le proprie possibilità. Io ricordo delle strisce di fumetti di Arcibaldo e Petronilla, sì, in cui Arcibaldo era molto ricco, Petronilla detestava l'ambiente sociale medio povero, e invece Arcibaldo aveva delle frequentazioni come voleva lui. Senti, quando tu dici gente di Mondello, allora a che cosa ti riferisci? A tutta la gente che vive e che ama Mondello, ogni giorno, come avanti. Noi abbiamo parlato per esempio di Ignazio Ercoleo. Adorabile, dico, tu ripeto, ne parli indubbiamente. Sì. Ignazio l'ho incontrato, abbiamo avuto delle bellissime conversazioni insieme, ed è stato meraviglioso perché mi ha raccontato la storia della sua famiglia, che io ho riportato integralmente, così come non togliendo nemmeno una virgola, ed è stato bellissimo perché ho scoperto lo sportivo, che ovviamente tutti possiamo amare. Lui, per esempio, mi parlava di voi, delle Frecce Azzurre, quando vi incontravi in aeroporto. Sì. Dice, io le incontravo che partivano in aereo, ci salutavamo tutti, ma non avevamo, diciamo, dei rapporti, perché noi eravamo dei maschi e quelli erano delle femmine, erano completamente differenti come ambienti sportivi, poi avevano delle abitudini sportive completamente diverse. Ma lui mi ha raccontato, per esempio, della vita in famiglia, delle difficoltà che ha avuto a praticare lo sport, un po' perché la sua famiglia, diciamo, aveva necessità di lui come lavoratore, un po' perché aveva una mamma che era una grande manager e che quindi lo voleva appunto pescatore, oppure la sì, lo volevano pescatore prima, poi avevano un chiosco importante, insomma, che dava tanto lavoro, e quindi lo volevano, però lui riuscì con la collaborazione di grandi amici ad incominciare a giocare. Le soddisfazioni le conosciamo tutte, noi lo amiamo come sportivo e io come persona ne sono rimasto affascinato. Se tu abitassi ancora qua, io lo incontro spessissimo la mattina. Allora, solo che abito in via Castelforte. Sì, sì, ma lo incontro in zona. Sì. Ci incontriamo in vari posti, po' panificio, passeggiate. Solo che ogni volta che io lo incontro, e poi è venuto qua in trasmissione, io non posso non trattenere evidenziare il rammarico del fatto che Zamparini non l'abbia chiamato coinvolto sì, in società, certo, oppure ad allenare la squadra, oppure come certo, direttore tecnico. Io dico, com'è possibile che una persona come Ignazio sarebbe stato un grosso conosciamo richiamo, le doti, soprattutto umane, certo, e anche, ma poi anche come diplomazia, cioè si tratta di una persona che ha un savoir-faire perfetto. Sì, sì, no, è incredibile. Secondo me è veramente una risorsa ancora per Palermo Sportiva. Però dico, è una persona di cui ci si può anche vantare. Tu appunto distingui qua i luoghi, i personaggi. Perché fai questa classificazione e non hai, cioè ci tieni proprio, cioè Mondello e Monte Pellegrino, il clima, le case di Mondello, cioè perché fai tutta questa distinzione? Nella tua mente questo libro come nasce? Nasce? È un'idea generale, oppure già dal primo momento che tu hai pensato questo libro dici, ora parlo dei personaggi, poi parlo della località. La mia idea nasce il clima, per esempio. Allora, io ho inteso fissare in un momento storico ben preciso, che va appunto da quando io sono nato nel 59 a oggi, la vita di Mondello, come veniva svolta allora, i vari cambiamenti, nei vari aspetti. Marzia lo sa, noi ci conosciamo tutti a Mondello. Quando uscivamo per esempio da piccoli con la Vespa, ci fermavamo continuamente dappertutto perché c'erano comitive dappertutto. E venivano toccati tutti gli aspetti, dalla vita quotidiana del villeggiante, dalla vita quotidiana del residente, che ovviamente d'estate lavorava. Tenete conto che il villeggiante si trasferiva per 6 km, questo trasferimento assurdo apparentemente, ma estremamente significativo da un punto di vista sociale. Cioè il palermitano teneva due case a distanza l'una dall'altra 6 km, 7 km, e faceva questo trasferimento che era è lo stesso trasloco, concetto della capanna. Sì, assolutamente, stesso concetto. Dico, ma poi la trasformazione che subiva Mondello dall'inverno all'estate. In inverno non c'era quasi nessuno in piazza, io ricordo i pescatori con le reti stese. Lo ricordo anch'io. Dopodiché in estate avveniva tipo un miracolo, sì, come un fiore che sbocciava, un fiore però con tanti petali, e quindi si trasformava e diventava caotica, una cosa incredibile, perché non c'era palermitano
che non doveva fare, certo, il vero. La villeggiatura, oppure, anche in un oppure buco. La discesa. E poi c'era a Mondello, la discesa. La discesa a Mondello, questa era. E quindi ricordo queste lunghe code di automobili in Viale Margherita di Savoia, interminabili, che adesso non ci sono comunque più. Comunque, voi che siete gli studiosi su Mondello, mi sapete dire perché quando parliamo correntemente diciamo oggi pomeriggio che fai? Scendo a Palermo. Sì, noi, soprattutto noi partannesi, perché Partanna e Mondello erano delle borgate molto lontane dal centro. Sì. Quindi c'era questo distacco che, devo dire, che l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Ma in salita, però. Era un distacco culturale. Sì, perché sì. Il motivo è perché si chiama la discesa. La discesa, ma no, andare sarebbe sì, salita. Ma, tra l'altro poi l'unica strada di collegamento, sì, oltre Viale Margherita di Savoia, che fu successivamente, era Viale Castelforte. E noi, sì, questa strada, mio fratello che ascolta lo sa benissimo, questa era la strada di Palermo, tant'è vero diciamo Asciate Palermo, ah, perché era la strada che portava a Palermo. Perciò, mentre da un lato si diceva salgo a Palermo, noi non dicevamo sempre scendo a Palermo, sì, perché per comunque, noi non era una salita, ma era una strada normale. Nell'uso comune di tutti quelli, a quantomeno sicuramente della mia età, si dice che fai oggi? Scendo a Palermo di pomeriggio. Sì. A proposito del clima, c'era, è fantastica questa cosa. Cosa che viene mantenuta adesso, pure adesso. Una strana simpatia, ricordo a proposito del clima, le telefonate, ma che tempo c'è a Mondello? Ma eravamo a Palermo, cioè 7 km, che differenza possono creare per la variazione climatica? Però tu senza, l'hai detto perché lo senti, io ho avuto la sensazione, perché pure io abito in città, però che cosa avviene? O vado a Partanna, a Mondello, dove appunto abita mio fratello, mia figlia, o vado da via Lanza di Scalea, o vado da via Margherita di Savoia, avviene una cosa strana, che quando tu arrivi a Mondello avverti, tu che sei nato nel luogo, avverti che c'è un'aria diversa dal centro della città. Ma è assolutamente vero. Ed è, sì, così. Ma io ricordo... Cioè, no, ma lo dici tu, profumi, perché se ho questa... L'abbronzante, ricordo, no, ma se ho questa, se questa cosa, però avverti che c'è una temperatura diversa. La temperatura perché non ci sono, c'è un microclima, non ci sono i palazzi, certo, però se, ci sono, gli alberi, ci sono alberi particolari, che ora purtroppo alcuni... Però se tu questo ragionamento lo fai a uno che non conosce Mondello, ma chi sta dicendo? È una sciocchezza. Invece io vengo confortato quando parlo con persone che hanno vissuto, sono nate a Mondello e possono capire, sì, sì, quello che uno riferisce, sì, indubbiamente. Sicuramente. Ti ricordi della Sirenetta? Perché? Perché ora purtroppo Valdesi è cambiato. Mm. Ora la Sirenetta l'hanno riaperta, ma non c'è più, non è più come prima. E il bar, la Sirenetta, c'era il Bar del Sole. Bar prima, del Sole, col disegno. Non c'è più. Cioè, è finita. Prima era di un certo Pino Abbagnato. Pino Abbagnato, no, era di Partanna. Successivamente fu gestito da... Che questo Pino Abbagnato era un genio, allora, era un manager, uno dei primi manager dell'epoca, perché oltre questa Bar del Sole gestiva anche una sala trattenimenti a Partanna, e poi ha avuto il coraggio di fare un altro pub dove c'era il Campo Giannettino, in questa zona... Viale Imperatore. Alla fine della Favorita. Sì, alla fine della Favorita, perché era, da questo punto di vista era un genio. Guardava anche, avanti. Guardava, sì, avanti. Però perché ricordo queste? Perché c'era una vita particolare in queste. No, sai cosa c'era soprattutto? C'era fiducia nel futuro. Nel futuro. Cioè la persona era anche portata a fare impresa, innanzitutto perché c'erano delle possibilità dopo la Seconda Guerra Mondiale straordinarie. E poi perché c'era assolutamente possibilità, c'erano possibilità, e poi c'era un rapporto con le persone completamente diverso da quello che c'è adesso. Tu potevi approcciarti con rispetto, dare e ricevere rispetto. E io ho ricordi meravigliosi delle persone di Mondello, perché si porgevano con una serenità. Ma io ricordo anche, per esempio, quando camminavi nel pomeriggio, vedevi tutte le persone anziane sedute davanti alle villette a guardarsi chi passava. E c'era rispetto verso queste persone. Ora non è più così. Le persone le mettono quasi ora sempre... Ora molte delle... villette, tra l'altro, Viale dei Pioppi, sono abbandonate. Perché poi probabilmente i figli non hanno seguito quella che era la tradizione dei genitori, quindi non amano, certo, abitare, o se no affittano, oppure l'affittano, oppure o le suddividono, le suddividono, sì, per fare più possibilità di affitti. C'era la borghesia palermitana che, certo, occupava queste
villette, sono alcune stile, molte stile Liberty, perché c'era pure un gusto Sì, particolare che è stato la zona riportato dei nella zona Valdesi, di dello stile Valdesi Liberty, particolare. è Quindi incredibile. c'è in poco spazio, c'è insomma veramente un mondo di ricordi in questo caso, perché poi arriva Zamparini, ti va a costruire quell'obrobio del Concadoro Concadore. e ti va a rovinare quella che era insomma la famosa tutta La piana dei la colli. Piana dei Colli, perché bisogna considerare Mondello in tutto questo contesto con le ville del Settecento Sì. della Piana dei Colli. Abbiamo tentato più volte pure con mio fratello di fare un percorso virtuoso, per esempio con delle carrozzelle attraverso le ville del Settecento, che poteva essere una grande risorsa, Sì. impossibile nemmeno avvicinarci, alcune sono chiuse, inaccessibili, non si comprende invece che questa zona con Mondello, avendo Mondello Certo. come polo di attrazione, potrebbe rappresentare veramente una grossa fortuna per molti, ma non lo so. Mondello Anche comunque inserirla, per io. esempio, nella Via dei Tesori. Io ho visto, Sì. che mi tocca particolarmente perché la mia famiglia ha ancora una proprietà immobiliare antica, la Via dei Tesori dà opportunità innanzitutto di visite notevoli. Chiaramente. Dovrebbe essere l'amministrazione comunale a valorizzare E chiaramente comunque tutto stavo questo. dicendo, io vedo molta televisione, trasmissioni, e comunque guardate che Mondello è famosa in tutta Italia, perché quando si parla di Palermo, abiti a Mondello, cioè la conoscono Ma tutti, quando poi tutti. si verificano questi allagamenti che sono incomprensibili Sì. nel 2018 e ancora si Il discute famoso se Viale Se Armida il allagato è ferro di cavallo mitico. va aperto o non No, aperto, deve essere aperto, se sennò è un inquina o non casino. inquina, cioè, allora dico, tutto questo Viale condiziona praticamente l'immagine Armida. che noi vogliamo dare di Mondello, oltre al di là diciamo, degli aspetti affettivi che stiamo manifestando Sì. Sì, tutti e tutti. tre in questa occasione. Ma Ti questo. sto togliendo troppo tempo, mi devi No, perdonare. ma che mi dici, Altre anzi. cose del libro, no, perché mi lascio prendere. Quando si Sì. parla di Ma guarda, quando Mondello si mi parla di lascio. Mondello si inizia, E ma non si si può finisce soltanto mai. fermarsi e poi No, riprendere. perché non, Perché c'è diciamo, tanto da come posso dire. dire, una fede che si ha, è qualche cosa, ci sono dei legami forti, noi Sì. abbiamo Io qui ben. da un punto di vista, per esempio, di. Capisco che accade perché noi abbiamo Giuseppe Rizzo che è di Bagheria, Roberto Scaglione è di Sciacca. Loro chiaramente quando parlano di Bagheria o di Sciacca, per Gli loro si si illuminano illuminano gli gli occhi, occhi, è non normale. c'è posto migliore né di Bagheria né di Sciacca. Noi abbiamo chiaramente una visione, perché poi sono i sentimenti che condizionano anche le nostre espressioni. Noi tutto questo lo verifichiamo con Mondello e con questa zona della Sì. Piana dei Colli. L'immagine di Mondello è al momento molto elevata, devo dire. Molto ha contribuito e bisogna anche darne merito Vincenzo Baglione con Albaria, il World Festival che ha Windsurf fatto a World Festival. Mondello. È stato una bomba straordinariamente Cioè, fare i campionati del positiva. mondo di windsurfing non è che Ma una è cosa di tutti veramente. i Poi ha delle giorni. Ma ormai iniziative ci sono molto tutte le valide. Avete varie. visto l'ultima mostra sulla spiaggia? Sì. È Ma poi ci sono straordinario. ora Sì, i vari triathlon, compagnia bella, quindi. che il windsurf appunto la lancia diciamo nel panorama internazionale dello sport, perché appunto chi conosceva Mondello in Australia, chi conosceva Mondello, c'erano Appunto. persone che non. Invece questa. Ma quando le manifestazioni hanno questo, diciamo, questa potenzialità dovrebbero essere maggiormente Eppure poi c'è il supportate. palermitano medio che si lamenta quando la domenica viene chiuso la zona di Valdesi per queste gare meravigliose perché non può scendere E comodamente a Mondello. perché dovrebbero chiaramente creare delle alternative che ci sono però, per esempio, vediamo il caso di Via Palinuro che risolverebbe il problema perché farebbe Sì. girare le automobili e farle uscire direttamente in Viale Galatei e poi attraverso Via Mattei riportarle in via dell'Olimpo e successivamente Certo. in Via Lanza di Scalea. Purtroppo 100 metri, 50 metri di strada, ora abbiamo scoperto che occorre un'altra perizia di variante, perché non avevano fatto determinati calcoli. Questo rende insofferente poi l'automobilista e il cittadino, ma secondo me Mondello, la strada che è proprio per la Regina Elena, questa dovrebbe essere chiusa Sì, al tutta, traffico, tutta. tutta, senza se e senza Sì. ma, perché non ha senso. Io addirittura toglierei marciapiedi, Sì. Io toglierei l'asfalto, toglierei tutto perché invece colgo non ha l'occasione di quello che senso. hai detto riguardo l'apertura del ferro di cavallo
Perché completando questo libro mi sono portato ad una piccola, ma neanche tanto piccola, perché poi tutto sommato la storia di Mondello è recente, quindi Ferro di cavallo ne parli. sì, ne parlo. Ma la cosa più importante è la struttura nell'immediato entroterra di Mondello, cioè sono circa 20 ettari che erano la zona che va da Viale Galatea fino a Valdesi, a Viale delle Sirene, per intenderci. Questa zona era una zona acquitrinosa, costituiva quella che era Paludosa. la palude. La palude poi fu parzialmente bonificata, ma parzialmente dai Borbone, e successivamente Alla furono. società italo-belga. Ma prima ancora ci fu sempre, immediatamente dopo l'instaurazione del Regno d'Italia, la realizzazione di vivai di itticoltura. Lo sapevate No, ovviamente. questa di cultura no. C'erano dei canali all'interno, io ho pubblicato appunto uno schema molto dettagliato dei canali di itticoltura che prevedevano l'allevamento di pesci. I pesci erano selezionati in base sia della qualità, ma dobbiamo considerare come qualità migliore quelli che erano le spigole, i branzini, per Eravamo intenderci. moderni allora. Molto moderni. C'era Eravamo un avvenire prospero per moderni. l'Italia, se non fosse per la Sicilia, se non fosse scoppiata la prima guerra mondiale. Ha creato dei grossi problemi. La seconda poi ci ha Lo sai massacrati. che prima nel ferro di cavallo l'acqua era talmente pulita perché era drenata che c'erano C'era un'anguilla, le anguille. esattamente. Io ricordo non di aver visto le anguille. Qualche volta sì, probabilmente scambiavo le anguille per qualche altro pesce, però ricordo la limpidezza dell'acqua che scorreva È lì. esattamente come dici tu. Scorreva Addirittura la Viale avevano previsto Galatea un perché meccanismo di era depurazione aperto, dell'acqua era sfruttando non le era correnti coperto. entranti Sì. e quindi aprivano le vie di chiusura, che erano delle grate Galatea, vere e sì. proprie, per far entrare. I pesci non uscivano perché l'acqua entrante non li faceva uscire, ma quelli che uscivano popolavano la zona. Il ferro di cavallo era pulitissimo. Quello che mi preme sottolineare è che questa permanenza di situazioni di allagamenti non è soltanto grave per i disagi alla popolazione, che Iddio mi sia testimone, sono al fianco delle persone che soffrono totalmente, perché mi rendo conto di quello che vuol Noi abbiamo dire. subito dei danni Ma la situazione è personalmente, gravissima, noi e abbiamo. soprattutto per le abitazioni. Sì, Voi sì. non vi rendete conto No, ci di quello che rendiamo succederà, perché conto. Allora ti Mondello dico poggia che sulla melma. alla mia figlia ha presentato, assieme a 50 persone, figlia avvocata, ha presentato un Bene. esposto alla Procura della Repubblica per denunciare un pochettino questa situazione, perché ormai siamo arrivati al Ma limite. se potesse E tua figlia, quindi. anziché creare dei conflitti o perpetuarli, risolverli immediatamente, l'amministrazione dovrebbe avere la sensibilità di Abbiamo rendersi fatto tutti i conto. tentativi nel corso degli anni Risolviamoli. e No, non si può. arrivato a questo punto occorre fare chiarezza su questo aspetto perché non è possibile che milioni vengano tenuti bloccati in un capitolo del bilancio e non si spostano solo perché c'era un'errata imputazione. E No, non si può. bisogna capire chi ha mancato e quindi Ma senti Filippo, deve io rispondere. mi permetto di sottolineare le conseguenze gravissime che può avere Sulla sulle struttura, strutture, sulle visto che strutture portanti degli abbiamo immobili. dovuto vendere, Immaginiamoci Mondello tutta allora ti deserta, perché dico non può questa sola e essere, o con chiudo, catapecchie tutta dico questa arrugginite. sola e chiudo per farti Prego. capire, abbiamo dovuto svendere un magazzino di 236 metri quadri perché è stato invaso dall'acqua ed l'acqua era alta 1,20 m, avendo timore che cadesse l'immobile, noi ci siamo tolti da ogni responsabilità, abbiamo dovuto svendere un immobile, quindi danni e preoccupazione. Ci dobbiamo fermare. Allora, Gente di Mondello è il libro di Vincenzo Ippolito che ho avuto il piacere di ospitare. Lo Quindi, ringrazio moltissimo. ringrazio i telespettatori, ringrazio voi. Grazie, grazie Buonasera a a voi. tutti. Grazie. Buonasera.